Grazie, in bocca al lupo. Il gol era gol, era una bellissima palla di Darmian, io ho anticipato un po' di difensore di Atalanta e ho buttato dentro. Come l'hai anticipato? Beh, vabbè, pensavo che forse sarà un po' più troppo alta per Jonatas, avevo ragione, poi ho messo dentro. Ma con quale parte del corpo l'hai anticipato? No, non vuol dire quando ho visto, ho anticipato con, diciamo, quando ho visto che forse era troppo alta, non aspettavo dietro al difensore, sono andato davanti. Walter, hai un indice di incisività in questo toro altissimo, perché non hai giocato tantissimi minuti, mi sembra che sei già a 3 o 4 assist, 2 gol, un campionato più che soddisfacente per il ruolo che ti stai ritagliando. Diciamo che è più importante che quelli sono punti che abbiamo preso noi con Toro, e poi se io do un contributo importante che faccio bene, ancora meglio per me, però alla fine si conta la squadra, e se la squadra fa bene tutti i giocatori fanno bene. Oggi la squadra ha fatto decisamente bene, poi però vi stavate per trovare con un pugno di mosche in mano. Il gioco c'è sempre, tantissimo, oggi quasi quasi mancavano i punti, poi ci hai messo lo zampino tu, però avete rischiato di non portare a casa una partita che strameritavate di vincere. E vabbè, sono cose che succedono, il calcio è così, ho già detto, oggi forse meritavamo di avere un risultato più alto, però alla fine per avere un sorriso più grosso abbiamo sofferto un po', però l'importante è che sorridiamo ancora. A chi dedichi questo gol? Alla mia famiglia, figlio e moglie. Più 10 adesso inizia a essere una cosa tranquillizzante. Non tranquillizzante, però più o meno possiamo lavorare con un po' più di, diciamo, respiro più. Però tranquillo no, fin quando non prendiamo quelli punti che abbiamo bisogno prendere sarà sempre dura fino alla fine. Walter, il mister ha sempre detto la palla prima o poi frullerà, adesso è vero, gira più veloce, giocate meglio. Imponete sempre il vostro gioco o comunque ci provate, non andate mai troppo in affanno anche a seconda di quello che fa l'avversario, vi divertite anche di più? Sì, forse che abbiamo cominciato di trovare proprio quello gioco giusto che dobbiamo fare, poi qua è campo bellissimo per fare quello, per quello gioco, e poi riusciamo ancora meglio, per esempio a Udine era un po' più difficile perché il campo non era proprio al massimo, però ci mancava qualcosa là, abbiamo messo oggi e alla fine abbiamo preso quello. Grazie, bocca al lupo. Ciao Walter. Che vincere in questo modo fa particolarmente piacere, visto che eravate in vantaggio, stavate dominando, è arrivato l'ennesimo episodio negativo, succede, sfortuna, il pareggio, però non vi siete persi d'animo e con l'ultima spallata siete riusciti. Tu come l'hai vissuta la partita? No, sicuramente è una mentalità giusta, insomma. Poi siamo entrati in campo con la determinazione, con la voglia di portare a casa i 3 punti e ci siamo riusciti, quello era il minimo, ma anche sull'1-1 ero convinto che l'avremmo portata a casa perché c'era la mentalità quella vincente, quindi l'importante è che continuiamo così. Però un compleanno a cui ti è mancato solo il gol, almeno sono arrivati i 3 punti che, conoscendoti, so che sono più importanti. Quello è sicuro, insomma. Poi io, come ho detto, vivo per il gol, però l'importante è portare a casa i punti e salvarsi il prima possibile, perché è il nostro obiettivo primario. Poi adesso con la serenità che possiamo avere nelle prossime partite si può giocare anche insomma con maggiore tranquillità e senza il peso di dover vincere per forza, quindi questo può essere un motivo in più per poter dare magari spettacolo. Abbiamo visto anche un grande assist per Barreto, e allora quindi il capitano non è forte solo di testa, è forte anche con i piedi, e come l'abbiamo dimostrato oggi, giusto? Sì, oggi ho messo la scarpa sinistra nel piede sinistro, la scarpa destra nelle altre volte mettevo il contrario, quindi no, a parte gli scherzi, insomma, quindi penso insomma, che si può sempre migliorare, quindi lavoro giorno dopo giorno per migliorarmi e per dimostrare a tutti che, insomma, sono anche bravo coi piedi. Una domanda, insomma, che ci dobbiamo fare anche se nessuno osa. Sei in scadenza, ve lo sappiamo, l'abbiamo detto 1000 volte in questi mesi, ha sempre parlato. Abbiamo sempre sentito una delle 2 campane perché abbiamo sentito il presidente che ha detto ci troveremo, non ci sono problemi. È passato il 31 gennaio, com'è la situazione adesso e come ti senti tu a giocare in questa situazione, quindi in scadenza, in una situazione che comunque è particolare? Ma io sono serenissimo perché poi alla fine io ho fatto una carriera importante, quindi sono contento di quello che ho fatto. Di conseguenza non è che ho la voglia o comunque la...
la bramosia di avere un contratto, insomma, non mi serve in questo momento qua, e sono gioco per divertirmi, quindi per me la cosa più importante è quello. Poi se verrà il rinnovo sarò ben contento, se no farò le mie valutazioni, insomma, perché anche io sono un giocatore, ho voglia di giocare, ho voglia di essere importante in un progetto e non essere una parte marginale del progetto. Però crollando pubblico, però li hai sentiti i cori della maratona? Ah, beh, la gente mi è sempre vicina, quindi questo per me è motivo di mi dà forza, insomma, per giocare tutte le partite, per dare il massimo. Infatti da qui a giugno sicuramente ci metterò l'anima in tutte le partite, perché per me è importante lasciare, nel caso in cui dovessi andar via, lasciare un ottimo ricordo e insomma essere già nella storia del Torino per me è motivo di grande orgoglio. Rolando, però c'è qualcosa che non quadra, perché mi sembra evidente che la gente vuole Rolando Bianchi il Toro. Mi sembra chiaro che Rolando Bianchi è dell'idea di restare al Toro, anzi non gli dispiacerebbe continuare questa avventura. La società dice non c'è nessun problema, con Rolando Bianchi partiremo, c'è ottimismo. E perché però si tarda così, si è già fuori dalla deadline del 31 di gennaio, cioè tu potresti accordarti con qualcun altro. Perché è così difficile incontrarsi? Forse non riusciamo a trovare gli orari giusti. No, non lo so, obiettivamente viene da fare questa valuta qua, adesso è un momento così, quindi penso solamente al campo, che è la cosa più importante, poi la mia passione, quindi poi il resto l'avete capito anche voi, di conseguenza penso che non ci siano grandi cose, insomma. Rolando, però una cosa solo ancora, prima se ci dici che, come sappiamo, non è ancora firmato con nessuno, e secondo, l'affetto della gente. Io so che l'altra sera è stato anche emotivamente difficile per te vedere quanto la gente del Toro ti voglia bene, so che ti hanno regalato addirittura un cagnolino a un certo punto. Esatto, mi hanno regalato un cagnolino e no, fa piacere, insomma, perché l'affetto significa che me lo sono guadagnato sul campo, non a parole, quello è sicuro, anche perché sono 6 mesi che non parlo, quindi quello non potrei guadagnarmelo con quello. E poi io sono uno che parla molto poco e lavora tanto, quindi penso che sia questo l'aspetto più importante che abbia, insomma, fatto entrare, mi abbia fatto, insomma, entrare nel cuore della gente. Senti, da capitano, quale pensi possa essere l'obiettivo più reale per questo gruppo di giocatori di cui tu sei la guida? Quale pensi possa essere l'obiettivo finale di questo campionato per il Torino? Ma l'obiettivo finale è la salvezza, è sicuro, quindi la prima cosa è quella, raggiungere la salvezza, e poi dopo si può giocare per fare sempre qualcosa in più, però secondo me la cosa principale per noi è raggiungere la salvezza e far crescere i giocatori e crescere in ognuno di noi, far crescere qualcosa di importante. Guardo il gol e spero di arrivare in doppia cifra, che sarebbe un gran traguardo. Grazie.